Ecco, secondo l'antropologia biblica, la persona umana è fatta come di tre livelli che vengono detti a volte spirito, anima e corpo, oppure corpo, psicologia, anima. L'anima immortale si può chiamare qualche volta spirito, nel senso non lo Spirito Santo, lo spirito dell'uomo. Il cuore, anche si dice cuore. La coscienza, anche questo più è in termine moderno, la coscienza. E anche i vizi capitali sono... qualcuno prende proprio sul cuore, ecco ad esempio la superbia, qualcuno prende più la parte fisica, pensiamo la gola, la lussuria, eccetera, e qualcuno prende la nostra psicologia, per esempio l'invidia e altre, no? L'accidia. E che cos'è questo cuore, questa coscienza, quest'anima? Ecco, secondo l'antropologia biblica, no? Perché logicamente questa festa del Sacro Cuore si rifà a un linguaggio biblico, non è la sede dei sentimenti, quindi perché quella sarebbe più la psicologia. Ecco, non so adesso gli esperti se sanno che il romanticismo forse intendeva il cuore il luogo dei sentimenti. Ecco, quindi questo viene un po' prima, l'antropologia biblica. È il luogo delle scelte più profonde, quello che ti muove veramente, quello che ti commuove nel profondo, quello in fondo, per esempio nella superbia tu cerchi la tua grandezza, no? Allora puoi fare anche l'opera buona, più bella, ma cerchi quello. Capite? Oppure nel tuo intimo c'è l'incontro con dei valori grandi, con degli ideali grandi che vanno al di là di te. C'è il luogo dell'incontro con Dio. Si dice che la coscienza è il luogo dell'incontro tra l'uomo e Dio. E quella parte più profonda ancora della psicologia, che nessuna psicologia può descrivere, è un mistero. Alcuni ne parlano, i teologi, come luogo della scelta fondamentale. Ecco, ci sono le scelte quotidiane, ma c'è la scelta fondamentale. Qual è la tua scelta fondamentale? È per il bene, per la vita? Ecco qua. O per altre cose. Allora poi magari sei debole, non ce la fai, ma nel profondo. E certamente questa scelta fondamentale non è possibile senza la grazia di Dio, quindi è il luogo dove agisce la grazia di Dio. Agisce misteriosamente in ogni persona. E la parte quindi più intima di noi. Però nello stesso tempo e anche la parte che può essere comunicata. Io non ti posso dare il mio corpo, altrimenti ti taglio un braccio, te lo posso attaccare a te, no? Forse sì, quando c'è la donazione d'organi, perché sono morto, la qualcosina, un rene, ma poco, La mia psicologia, in fondo, sì, posso parlarti, ma ognuno c'ha la sua. Ma il cuore te lo posso dare, ecco, ti posso comunicare quelli che sono le mie emozioni profonde, quello che mi commuove, quello che mi ha veramente colpito, cambiato dentro. Per cui si dice dammi il tuo cuore, Quella è una cosa possibile tra noi, capite? Tu è la parte più intima di te ed è la parte che più puoi donare agli altri. Certo che gli altri non è che la puoi imporre, però possono, ecco, rimanere colpiti, no, dalla tua esperienza profonda.
È una cosa possibile tra noi, eh? Infatti viene chiamata la comunione d'anima. Ecco, cioè noi possiamo fare la comunione dei beni, anche materiali, condividere la comunione di tante cose, ma possiamo fare la comunione d'anima. Non si diceva erano un cuor solo, un'anima sola, eh? Era questo, veramente non è un modo di dire. Quelle motivazioni profonde che li muovevano erano le stesse, perché avevano fatto la stessa esperienza della morte di Cristo, della sua risurrezione, la discesa dello Spirito Santo. Ecco, quindi era qualcosa che li aveva cambiati nel profondo del cuore, capite? Quindi non è un sentimento, è qualcosa di molto più profondo. Ecco, si dice che il cuore di Francesco viveva nei suoi discepoli, così è scritto nelle fonti francescane. Il cuore di San Francesco viveva nei suoi discepoli, in questo senso qua, non oh che bello, come pensiamo San Francesco sentimentale, no, la scelta profonda, la scelta per Dio, che significa essere minori, fratelli minori di tutti, che conoscete l'esperienza di Francesco. E anche con Gesù, quando si dice l'unione mistica con Gesù, no? Quando ne parlano i nostri maestri, no? Santa Teresa, cioè, l'unione mistica, il matrimonio spirituale, no? Ma che vuol dire? Proprio che il cuore suo diventa il nostro. Ecco. L'esperienza di Chiara Lubich, delle sue amiche, di Gino Giordani nel 49, no? Questa esperienza mistica, ma insieme, no? Fatta come gruppo di persone, per cui loro si vedevano come l'anima, ecco, un'unica anima. Di fronte a Dio, ecco, nel paradiso c'era il drappello, che era un gruppo di persone, ma era una persona, un'anima sola. Ecco, è possibile essere un'anima sola senza perdere la libertà, perché c'è questa comunione, capite? Non è una uniformità psicologica, ma è talmente facciamo la stessa esperienza che vibriamo per le stesse cose, no? Ecco, c'è una sintonia profonda, è vero? E delle volte c'è in una famiglia, no? Che uno sta male, preoccupato, e anche l'altro, no? Le amiche, adesso scusate l'esempio, ma hanno anche le loro cose lo stesso, quasi delle volte sono sintonizzate, per dire, ci sono delle cose che siamo, no? Anche a livello psicologico, e questo a livello più profondo. Quindi capite che la festa del cuore di Gesù è la festa del cuore immacolato di Maria, di conseguenza, è in questo ambito, di questa comunione d'anima, di questo comunicarti, donarti il mio cuore, le mie emozioni profonde. Ecco, Gesù in fondo che cosa ha fatto? Ai suoi discepoli per 3 anni, discepoli, ha donato il suo cuore, che poi è la prima a cui l'ha donato è Maria, quindi quasi come la luna che specchia il sole. Noi possiamo avere le sue motivazioni profonde, essere mossi dalle stesse cose, commuoversi, soffrire, sognare per le stesse motivazioni. E certamente questo accade attraverso lo Spirito Santo, ma anche attraverso l'esperienza. In fondo l'esperienza che facciamo della Chiesa è questo, no? È vivere, imparare, far nostri per grazia quando si dice avviati i suoi sentimenti, va più, no? Queste emozioni profonde di Gesù, il suo cuore. Cosa sta a cuore a Gesù? Gli sta a cuore ciò che sta a cuore a suo padre. Gesù vuole realizzare il progetto d'amore di Dio sul mondo. Viene descritto in modo bellissimo nella seconda lettura, viene chiamato mistero nascosto nei secoli in Dio. La fantasia di Dio è così grande, così misteriosa,
che va oltre la nostra immaginazione e ci sorprende sempre. Quindi il pensiero di Dio, il progetto di Dio sull'umanità, su di noi, è qualcosa di misterioso perché è bellissimo. Poi viene chiamata la multiforme sapienza di Dio. Dio ha la sapienza di portare doni nel mondo in molteplici modi e in questo si serve di ognuno di noi in modo diverso. Il progetto eterno, il suo progetto non viene sconfitto dal peccato degli uomini, dalle circostanze. Nel cuore di Cristo c'è la certezza di in questo eterno, potentissimo, sapientissimo progetto di Dio. Quindi ricevere il cuore di Cristo, ricevere le sue emozioni profonde, vuol dire prima di tutto ricevere un cuore pieno di ottimismo e di speranza. C'era Silvano, Don Silvano Cola, che lo chiamava il divino ottimismo. Aveva fatto un discorso memorabile davanti a 7.000 sacerdoti in Aula Nervi, che poi c'era la messa con Giovanni Paolo II, e aveva citato tutta una serie di cose brutte che ci sono nella Chiesa, no? Nel mondo, E però noi siamo ottimisti, divinamente ottimismi, perché in queste cose c'è Dio che opera, no? Nascostamente. Ecco, quindi capite, una persona che veramente ha ricevuto il cuore di Gesù prima di tutto dalla sua capacità di speranza. Ecco, le persone sempre profeti di sventura, che vedono tutto negativo, sono solo segni brutti, non hanno il cuore di Gesù, non hanno quello sguardo che va oltre. Capite che è lo sguardo umano. C'è bisogno di una profezia per dirmi che il mondo va a rotoli. Mamma mia, non lo sapevo già. Cioè, bastava leggere i giornali. Ma la profezia mi fa capire quali sono i segni che Dio sta lavorando nonostante che tutto va a rotoli. E poi la seconda conseguenza è ricevere la sua capacità di amare. Quindi il suo sguardo pieno di speranza e la sua capacità di amare che va oltre i nostri schemi. Infatti dice che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Se tu credi in Cristo, Lui abita in te, vive in te. La fede fa nascere Cristo in te. Quindi le sue motivazioni nel tuo cuore, nel luogo delle tue motivazioni profonde, c'è Gesù. E così, radicati e fondati nella carità, quella carità che lo Spirito Santo fa nascere in noi, che è l'amore di Cristo, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, cioè capire che i pensieri e i progetti di Dio sono immensamente più grandi dei nostri schemi e delle nostre paure, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, cioè diventare innamorati della vita, del bene, delle persone, di tutto e di tutti, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. In noi, nel nostro cuore, nel luogo delle nostre decisioni, nel luogo interiore dove nasce la nostra libertà, abita Dio, il Padre, quel Dio che nella prima lettura descrive la sua tenerezza. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione, perché sono Dio e non uomo. La santità di Dio consiste appunto in questo, nel suo amore che è oltre agli schemi delle capacità umane. Questo amore vive totalmente nel cuore di Gesù. E ora, per puro dono, non per nostro merito, nasce e cresce anche nel nostro cuore. Riassunto. Gesù ci dona il suo cuore, proprio come tra noi possiamo mettere in comunione le motivazioni profonde, proprio come quella mamma che con i figli poco prima di morire dice: amate la famiglia, voletevi bene tra di voi, no? Diceva queste cose belle, no? Gli stava dando il cuore in quel momento ai figli, no? Che bello questo, no? E loro si ricordano quelle frasi, perché vengono da più profondo della psicologia e del suo carattere. E le motivazioni perché lui ha speso la vita. E Gesù fa la stessa cosa, no? Con noi. E questo significa, primo,
uno sguardo di speranza sul mondo, perché in noi abitano i suoi sogni e la sua fede nel progetto di Dio. Secondo, una capacità grande di tenerezza e misericordia, perché in noi arde l'amore di Cristo, che è l'amore di Dio.